Amici di Calcio 5 Live, un buon pomeriggio da Luca Venditti, siamo in collegamento dal palazzetto dello sport di Valmontone. Squadre che si sono già sistemate sul rettangolo di gioco con il Real Ciampino che attaccherà in questo primo tempo da destra verso sinistra, viceversa la squadra di casa guidata da Elio Manni. Tutto è pronto per l'inizio del match. Arriva adesso il fischio dell'arbitro con la Top Network che manovra il primo possesso del match. Colelli sulla verticale per Cellitti, buono la suolata in palo e poi di tapin. Colelli realizza l'1-0 per la Top Network Valmontone quando il cronometro segna 19 minuti e 30 secondi, vantaggio della squadra di casa. Squadre che si sono già risistemate sul rettangolo di gioco, ovviamente a parti invertite, fischia il direttore di gara. Colelli scambia con San Giorgi, Cellitti ora si accentra. Prova il triangolo con Trombetta che si chiude e allora Cellitti fa vedere la maglia 100% Ciociaro e realizza il 2-0 della Top Network Valmontone quando siamo a 7 minuti e 40 secondi. I drive away.
ancora parte Ricca e Maggi respinge il calcio d'angolo e Matteo. Ultimi 5 giri di orologio, Aletto, centralmente, Aletto, buca la difesa della Top Network e riapre il match, riaccende le speranze del Real Ciampino. Attenzione qui, la partita si fa rocambolesca, molti capovolgimenti di fronte. Alla fine l'arbitro dice che l'intervento dei Violanti è irregolare, dunque sarà tiro libero. Fischia il direttore di gara, parte Talone che buca per la terza volta Bianco e riporta il vantaggio a due lunghezze il capitano Alessio Talone. L'arbitro ha già il fischietto in bocca, eccolo qui, il triplice fischio. Altri 3 punti nelle tasche della Top Network, che viaggiano ancora a punteggio pieno dopo 7 giornate. Sì, sapevo che oggi era comunque, speravo in una di quelle partite che succedono veramente raramente, battere la capolista, però ci speravo e la squadra comunque era nelle condizioni di poterlo fare al di là di questi infortuni. Sabato però sicuramente c'è una partita che per noi è fondamentale, per noi è fondamentale perché questa squadra deve stare più in alto in classifica e quindi giocheremo con la Nagni col coltello tra i denti perché vogliamo quei 3 punti a tutti i costi. Questo è... Grazie mister, bocca al lupo. Sì, sì, un segnale positivo in una giornata dove tra l'altro noi comunque affrontavamo l'avversario più difficile rispetto alle squadre che ci sono dietro in classifica, quindi lo sapevamo che era una giornata importante e forse è normale dopo tanti risultati, magari una partita non brillantissima, anche se comunque, ripeto, il secondo tempo ci siamo sciolti e penso che soprattutto sul 2-0 e prima del rigore c'era la possibilità di arrotondare prima il punteggio e di metterla più in tranquillità. Però è andata così, complimenti comunque ai ragazzi che hanno mostrato ancora una volta di più grande carattere e temperamento e merito è soprattutto loro. Grazie mister, in bocca al lupo.